Dunque, buonasera. Noi continuiamo purtroppo, ahimè, a parlare di tasse, perché qualsiasi sia il governo che si succede in Italia, non sembra che riusciamo a diminuire le tasse. Assolutamente. A volte aumentano, si finge anzi che non aumentano, ma in realtà aumentano, oppure come minimo rimangono stabili. Ma diciamo è una pia illusione anche questa. Non so che cosa sta succedendo. Io vedo nel mio monitor la sigla. Siamo in onda, no Luca? Siamo in onda. Allora se mi dai per piacere il mio monitor come se fossimo appunto normalmente in onda. Ecco, allora stasera ne parliamo con diversi ospiti, anche degli esperti. C'è Alberto Luisiani, del docente di fisica alla Scuola Normale di Pisa. Mi levi la musica, Luca, per piacere? Grazie. Stasera siamo alle feste, così. Beh, benissimo. Oh, d'accordo. Allora, moriremo di tasse noi in Italia? Corriamo sicuramente il rischio. La quantità di tasse che sono riscosse in Italia, non proprio quelle che lo Stato decide di voler riscuotere, ma quelle effettivamente riscosse, sono tantissime, hanno raggiunto il 44% del PIL nel 2012. Sono ancora dei dati provvisori che non sono le tabelle Eurostat, ma sono abbastanza ben determinati. Questo è un livello che è anche superiore in alcuni stati europei, come per esempio la Francia, il Belgio, però a mio parere è assolutamente eccessivo per le caratteristiche dell'economia italiana. Le caratteristiche dell'economia italiana sono che rispetto ad altri paesi nord europei è meno avanzata, si è industrializzata più tardi ed è caratterizzata da una forte dualità tra il centro nord e il sud. Il sud è in condizioni economiche molto arretrate, le dimensioni delle imprese sono minime, c'è una forte componente di lavoro autonomo. Questo è vero anche nel centro nord, cioè rispetto a Germania, Francia, Inghilterra, le imprese anche del centro nord sono di dimensioni inferiori, c'è più percentuale di lavoratori autonomi. Si sa, in tutto il mondo succede che è difficile tassare oltre un certo limite le piccole imprese e i lavoratori autonomi perché diciamo, hanno più facilità ad evadere e quando c'è evasione fiscale c'è iniquità perché viene avvantaggiato chi evade e insomma è una situazione che bisogna evitare con una tassazione commisurata al tipo di attività economica. Invece la nostra tassazione com'è? La nostra tassazione è realmente esorbitante perché abbiamo innanzitutto stabiliamo, è oggettivamente esorbitante. Questa è la mia opinione di una persona che ha cercato di approfondire questo. È esorbitante in rapporto al tipo di economia che noi abbiamo. Poi è strutturata in maniera discutibile, per esempio noi abbiamo rispetto ad altri paesi meno imposte indirette, quindi l'imposta del valore aggiunto, l'IVA, il gettito è inferiore per esempio alla Germania di un punto percentuale, abbiamo più tasse sul lavoro. Senso, se me la spieghi bene queste? Per esempio se uno vede il gettito fiscale dell'IVA in Italia rispetto al prodotto interno lordo italiano è circa il 6%, in Germania è il 7%, cioè adesso questi sono numeri approssimati, ho visto un'analisi e poi variano di anno in anno, però in altri paesi in generale le imposte indirette hanno più reddito, danno più gettito e sono inferiori imposte e contributi sul lavoro, per esempio la Germania ha mi pare 20 punti percentuali di minore imposto sul lavoro, specialmente i contributi, perché abbiamo questa caratteristica peculiare dell'Italia, che l'Italia tende a dare come pensione, come contributi obbligatori corrispondenti a una persona poi erogata, qualcosa di simile allo stipendio percepito dal lavoratore durante la sua vita lavorativa, mentre altri paesi come l'Inghilterra e la Germania si concentrano più sul garantire una pensione minima a tutti, lasciando poi alla previdenza integrativa, quindi al desiderio individuale delle persone, accantonamento di altri soldi. E assicurazioni. Sì, eccetera. Poi questo sistema è sfruttato particolarmente in certi casi, soprattutto quando vigeva il sistema retributivo, con cui ancora vanno in pensione moltissime persone oggi, per cui succede che a fronte di versamenti totalmente insufficienti, ma considerando solo gli ultimi stipendi o l'ultimo stipendio, vengono erogate delle pensioni totalmente ingiustificate e questo succede soprattutto nel senso alte. Alte, per esempio, presidenti della Corte Costituzionale, come è emerso recentemente, l'ha detto Giorgia Meloni in televisione, ma vedo che è stato ripreso sui giornali, si scambiano, diciamo, poco prima di andare in pensione, la Corte Costituzionale fa in modo che ogni suo membro diventi presidente della Corte Costituzionale, in modo che valga il suo ultimo stipendio per determinare la pensione e questo in maniera assolutamente sproporzionata rispetto ai contributi versati. E soprattutto arbitraria.
diciamo ingiusto per il resto della società, perché favorisce queste posizioni qui. Quindi le tasse in Italia sono troppo elevate e naturalmente non è possibile abbassarle se non si abbassa anche la spesa pubblica. Quindi il problema è la spesa pubblica, l'Italia, ci sono altri paesi che precedono l'Italia nell'indice di sviluppo umano, per esempio dell'ONU, che hanno tassazione inferiore all'Italia, la Spagna per esempio ha una tassazione molto inferiore all'Italia e siamo più o meno lì come indice di sviluppo umano, la Svizzera ci precede nell'indice di sviluppo umano e ha una tassazione significativamente inferiore a quella dell'Italia. Non è necessario avere questo livello di spesa pubblica per, diciamo, redistribuire tra ricchi e poveri. Questa è una piccola parte della spesa pubblica. Grande parte della spesa pubblica è redistribuzione fra redditi simili, senza che ci sia una reale necessità e solo con l'idea che lo Stato debba fare certe funzioni. Questo è vero per alcune funzioni critiche come la difesa, la giustizia, però è meno vero per altre funzioni che lo Stato si accolla, come per esempio garantire una pensione uguale all'ultimo stipendio, oppure anche se vogliamo parte della sanità e parte dell'istruzione potrebbero essere parzialmente al di fuori del perimetro statale. Luca Spataro, che è professore di economia all'Università di Pisa, quanto pesa, che peso hanno le tasse in Italia? Nei vari esempi? Il cuneo fiscale cosiddetto sul costo del lavoro è intorno al 47%, che non è neanche quello più grande, perché ci sono paesi come la Francia e la Germania che hanno un cuneo addirittura superiore al nostro. Cosa diversa è invece la tassazione to cure, cioè quella che riguarda il lavoro in senso lato, quindi che comprende anche i profitti. Allora lì abbiamo una tassazione che arriva anche al 60-65%, quindi come somma della tassazione da redditi da lavoro e anche quello da capitale. Che è una cosa comunque abnorme, no? Rispetto al resto del mondo? Rispetto al resto del mondo noi siamo sopra la media, perché la media europea è intorno al 47%, quindi se noi sommiamo il reddito, le spese, la tassazione da reddito da lavoro e anche quello da impresa, ovviamente siamo ben sopra. E questo ovviamente ha tante origini, l'origine principale è il fatto che il welfare state italiano è innanzitutto sbilanciato sulla previdenza. Quindi l'Italia rispetto agli altri paesi non si differenzia tanto nella spesa complessiva del welfare state, della sicurezza sociale, che è intorno al 30% del PIL, ma la spesa italiana è sbilanciata sulla spesa per pensioni, cioè la spesa per pensioni in Italia è circa il 15% del PIL e rappresenta quindi il 66% della spesa complessiva. Gli altri paesi ovviamente hanno invece una spesa che è molto più bilanciata, le pensioni pesano meno e il resto viene ovviamente offerto per le famiglie, per il benessere collettivo, per i disoccupati. E quindi noi abbiamo da recuperare proprio questo gap rispetto agli altri paesi. Ora, la riforma della previdenza è stata fatta, per cui anche questi giochi che ricordava prima il collega non si faranno più, perché ormai la pensione non è più commisurata all'ultimo reddito, ma subentra il metodo contributivo, perché ciascuno prenderà in proporzione a quanto ha effettivamente contribuito. Però è molto difficile abbassare le tasse perché è molto difficile riformare, il welfare state, che è la spesa principale che è finanziata dalle tasse. Come mai è difficile riformare il welfare? Perché c'è una serie di collegamenti, connivenze fra il potere politico, i poteri forti, clientelismi, questo la butto lì, può darsi di no, può darsi Susanna Ceccardi, Lega Nord, può darsi di no, tu mi dica invece di no. Abbiamo centrato il problema, è molto difficile abbattere la spesa pubblica, perché la spesa pubblica in Italia è stata usata molto spesso come clientelismo politico. Inoltre, soprattutto gli stipendi pubblici, parliamo anche di quelli dirigenziali, di quelli molto alti, delle cariche,
più importanti a livello dirigenziale sono molto protette, sono molto sindacalizzate. Inoltre in Italia c'è un problema di differenze regionali. Gli stipendi pubblici sono uguali in tutta Italia, ma la vita, il costo della vita in molte regioni è inferiore rispetto ad altre regioni. Nel meridione il costo della vita è sicuramente inferiore rispetto alle regioni centrali e alle regioni. Non c'è nessuna indicizzazione rispetto alle regioni più settentrionali? Nessuna? C'è nessun aumento? Cioè, proprio gli stipendi sono quelli. Gli stipendi sono quelli e il costo della vita è inferiore, quindi la categoria dei dipendenti pubblici al meridione è sicuramente una categoria agevolata. Questo in genere è un meccanismo perverso, cioè le migliori anche competenze, le migliori menti anche dei nostri studenti preferiscono talvolta occupare posti pubblici perché sono molto più protetti, più sicuri rispetto magari ai posti privati che sono soggetti a concorrenza. Quindi gli stipendi privati in Italia seguono le regole del mercato, quindi della concorrenza, mentre quelli pubblici no, e c'è una disparità di stipendi. Quindi in 850 miliardi di spesa pubblica in Italia, tra l'altro ci sono delle spese secondo me assolutamente ingiustificate. Noi spendiamo 40 miliardi di difesa militare e siamo il settimo paese al mondo per difesa militare, l'ottavo se si considera l'Unione Europea, che però somma tutte le spese militari, e la maggior parte di queste spese sono poi missioni all'estero che almeno a mio avviso potrebbero essere benissimo ridotte. Comunque sono tante le cose, dovrebbero essere ridimensionate, probabilmente è opinabile. Serena Donati, tuo pensiero? Sicuramente. Moriremo di tasse? No, perché poi il problema non è tanto quello che si sta dicendo, welfare eccetera, quanto il fatto che soprattutto non c'è crescita per chi continua ad aumentare le tasse. No. Si parla tanto appunto di uscire dalle secche, della crisi eccetera, ma se si aumenta l'IVA dell'1%, che già era al 21%. Se si continuano ad aumentare in maniera esponenziale tutto quello che c'è da tassare, e qui parlo del lavoratore dipendente, tanto è inutile uscire fuori. Quello che viene più tassato è sempre la busta paga del lavoratore dipendente, perché diciamocelo chiaro, è sicuro, non scappa, non evade, non c'è possibilità di uscita. Di conseguenza continuando a tassare quello non c'è crescita, perché se la guardiamo in soldoni, e qui mi riallaccio un attimino a quello che diceva il professore sulla scuola pubblica. La scuola pubblica può essere finanziata di più o di meno di così? La scuola pubblica non è finanziata. Siamo in linea con i paesi europei, cioè ci sono i rapporti Education at a Glance. In passato, prima delle riforme Gelmini, spendevamo di più per le elementari per studente rispetto agli altri paesi, perché c'erano dei sistemi peculiari come il modulo e le copresenze. Però se noi adesso non siamo facciamo in linea. Noi siamo perfettamente in linea, però su quello che è la scuola secondaria inferiore. Se noi non facciamo però una formazione di base importante, non facciamo comunque un'offerta formativa verso questi studenti, che poi di conseguenza non sono neanche in grado di andare fuori, perché parliamo di Europa, parliamo di estero, parliamo di andare a studiare fuori, ma i nostri studenti non sono in grado, perché sono nettamente a livello inferiore. Di conseguenza è tutto un cane che si morde un po' la coda. Finanziamo la scuola, non la finanziamo, tassiamo i lavoratori dipendenti, non li tassiamo. Gli stipendi dirigenziali rimangono invariati. I lavoratori indipendenti, diciamo i freelance, i liberi professionisti, sono quelli che evadono di più, non si sa, può darsi di sì, può darsi di no, però di fatto c'è uno stallo. C'è una questione proprio quanto riguarda l'evasione fiscale, mi pare che un paio di puntate fa dell'impalato. Questo è un punto importante che non ho sviluppato all'inizio, però è un punto veramente importante. Innanzitutto è nella natura delle cose che un libero professionista evade molto di più di un lavoratore dipendente. Questo succede in tutto il mondo, non è una caratteristica italiana. Quindi se in Italia ci sono una frazione maggiore di liberi professionisti, ci sarà necessariamente maggiore evasione. Che siano questi venditori ambulanti o avvocati, è inevitabile. Però. Ecco, quindi. Però c'è un però. Questo. Noi abbiamo quindi un'evasione maggiore degli altri paesi. Lo Stato, per avere un gettito comparabile, perché noi alla fine abbiamo un gettito solo di poco inferiore a quello che ha la Svezia. In questi anni la Svezia aveva un gettito molto superiore in passato, ma lo ha ridotto di molto, e abbiamo un gettito di poco inferiore a quello del Belgio e superiore di diversi punti percentuali a quello che ha la Germania. Per ottenere questo, le tasse proprio che il contribuente onesto deve pagare sono superiori a quelli di altri paesi, e
in prima approssimazione, se si parte dal 44% di tasse realmente riscosse, con il 18% di PIL sommerso stimato dall'Istat, arriviamo a una pressione fiscale del 55% sul contribuente onesto. Questa è una pressione fiscale, direi, credo che sia o la maggiore del mondo o il terzo, adesso non ricordo, ci sono degli studi che fanno vedere la classifica dei paesi tenendo conto del PIL. Però lei diceva che lo Stato riesce a recuperare molto dell'evasione, molto più di altri paesi europei, in Italia. L'evasione è contrastata se uno tiene conto della dimensione delle imprese e della frazione di lavoratori autonomi. Secondo me, complessivamente l'Italia fa come o meglio degli altri paesi. In particolare, se uno considera delle singole regioni italiane, come la Lombardia, l'evasione fiscale in Lombardia è nettamente inferiore a quella di Francia e Germania, pur avendo la Lombardia dimensione media delle imprese e frazione di lavoratori autonomi superiore a quella della Francia e della Germania. Quindi quello che voglio dire, per quanto riguarda l'evasione, già facciamo abbastanza, perché secondo quando me, si dice che bisogna intensificare la lotta all'evasione, ma insomma siamo forse meglio di altri paesi europei in merito, ciò nonostante non bastano ancora i quattro. Allora, dove andrebbero un altro fatti punto veramente importante che va detto è che è vero che in Italia si evade di più, ma l'eccesso di evasione fiscale in Italia è concentrato nel sud Italia, per ragioni oggettive, perché là ci sono diverse ragioni, tra cui l'intervento dello Stato centrale, i contratti nazionali che alzano il livello dei salari nel sud al di sopra della produttività, per cui risulta sconveniente investire nel sud, per cui molto facilmente ci sono questi fenomeni che, di pagamento in nero o addirittura di stipendi erogati e poi in parte restituiti all'imprenditore perché fuori mercato. C'è tutto un ecosistema in cui l'evasione è una componente essenziale e tollerata esplicitamente dallo Stato, che si concentra nel recuperarla, nel cercare di recuperare ancora di più al nord quello che di fatto non può essere recuperato. Infatti, se uno fa un'analisi seria delle possibilità di recupero di evasione, come per esempio ha fatto anche Michele Boldrin di fare per fermare il declino, risulta che sono minime le possibilità di recuperare l'evasione, che pure sappiamo esiste, per le caratteristiche dell'economia italiana. Bisogna concentrarsi su altri. Quello che andrebbe fatto è ridurre il livello di tassazione, questo ridurrebbe anche l'evasione a livelli europei, e questo significa che l'Italia, per il tipo di economia che ha, dovrebbe avere un gettito fiscale inferiore a quello dei paesi europei, più simile a quello della Spagna, per esempio, e quindi inferiore anche la spesa, dovrebbe essere ridotta anche la spesa pubblica. Infatti l'economia ci insegna, no, che per far crescere un paese o un'azienda bisogna diminuire le tasse, no? Più o meno, o è, diciamo, una filosofia di una branca dell'economia, no? Allora, ci sono diverse branche dell'economia, perché appunto c'era l'impostazione keynesiana, che è stata per di gran lunga quella prevalente negli anni 70 fino ai primi anni 80, addirittura teorizzava che aumento del deficit bilanciato da un aumento della tassazione addirittura provocava un aumento del PIL. Poi ovviamente questo ha provocato un aumento del debito pubblico e dell'inflazione, insomma, per cui questa visione della spesa pubblica finanziata con le tasse in deficit è stata poi piano piano abbandonata. Adesso anche gli studi più recenti dicono che piuttosto che tassare imprese e capitale, che sono quelle più le tasse più pericolose per la crescita, occorre tassare le cose, cioè consumi e immobili, cioè le cose, tassare le cose e non le persone. Ma tassare gli immobili significa tassare anche le persone? Sì, ma però diciamo che sono meno distorsive queste tasse, meno pericolose per la crescita che non tassare le imprese o tassare il lavoro, perché ovviamente dovendo stabilire poi... Quindi in qualche modo tassare il risparmio, perché un immobile è anche magari frutto di un risparmio. Sì, ma anche oppure tassare il valore aggiunto, cioè o comunque l'incremento di valore che questo immobile ha magari nel momento della compravendita. Comunque diciamo che ci stiamo arrivando, eh? Sì, ma comunque le tasse sugli immobili, diciamo che ormai ci sono in tutti i paesi, insomma, poi si tratta di capire se è la prima casa o la seconda casa, oppure i servizi, come stanno cambiando adesso anche con la nuova riforma, con la legge di stabilità italiana, trasformare l'IMU in una tassa sui servizi, che di fatto tuttavia diciamo che è una tassa che insiste innanzitutto sugli immobili. Però volevo tornare un attimo sul discorso della difficoltà di riformare, di abbassare le tasse, no? Perché per esempio sui contributi
sui contributi previdenziali e sul sistema pensionistico, che è una, diciamo, delle voci più importanti della nostra spesa, perché noi le tasse le abbiamo più alte degli altri paesi, perché ricordiamoci abbiamo un debito pubblico del 130%, su cui paghiamo interessi del 5%, quindi rispetto alla Germania e altri paesi noi partiamo da un gap, diciamo, di 2-3 punti, 2-3 punti percentuali di PIL, che ci impediscono di investire questi soldi in infrastrutture e in cose, diciamo, più produttive. La questione delle pensioni è la seguente, cioè quando una popolazione invecchia, come quella italiana, in cui diciamo, l'elettore rappresentativo, quello che vota, quello che determina il consenso elettorale, è un pensionando, diciamo, quindi un 55enne, un 60enne, i partiti non hanno nessun incentivo a, diciamo, modificare queste promesse pensionistiche, perché i tempi della politica sono diversi dai tempi della previdenza. I tempi della previdenza sono 20 anni, 30 anni, quando si introduce una riforma della previdenza i benefici si vedono nell'arco di 10-20 anni, ma questi tempi sono molto lunghi per la politica, perché la politica ha bisogno di tempi molto più rapidi, 4-5 anni. Quindi lei dice che è proprio una questione di convenienze elettorali. Sì, ci sono proprio studi che dicono che il ciclo elettorale è una di quelle, e gli equilibri politici che si creano, che dipendono, ripeto, dall'invecchiamento anche della popolazione, possono ridurre gli incentivi a fare queste riforme. Infatti alcuni paesi mettono le riforme e le regole previdenziali nella Costituzione, così come l'Italia ha fatto adesso con la legge di stabilità, no? In cui ha dichiarato nella Costituzione di voler raggiungere il bilancio in pareggio. Alcuni paesi lo fanno anche per le pensioni, proprio per evitare promesse elettorali o comunque di diciamo, variazioni di regole previdenziali che poi dopo non siano poi condivise, insomma. Quindi è meglio legarsi le mani, scrivere nella Costituzione quali sono le regole e mantenerle per lungo tempo. Di Lusiani d'accordo? D'accordo su molte cose, certamente molto in sintonia. Per esempio la Svezia ha avuto una crisi di debito pubblico negli anni 90 che andrebbe studiata per le relazioni che ha determinato. C'è stato un accordo generale fra tutti i partiti e uno dei punti del risanamento è stato quello di fare contributi definiti per le pensioni e prestazioni in base all'equilibrio attuariale, cioè il sistema prende i contributi dei lavoratori e paga in conseguenza di quanto è realmente disponibile anno per anno. Loro l'hanno copiata dall'Italia, tra l'altro, questa riforma, perché noi l'abbiamo fatta un po' più lentamente. Sì. Il percorso originale era quello proprio di farla immediatamente. Purtroppo, sì. Diciamo, i diritti... Diciamo che il sistema italiano è ancora a prestazione definita, perché c'è un algoritmo che però il governo di fatto si riserva di aggiornare nel tempo, e quindi di fatto poi è simile alla fine al sistema svedese, se il governo, come ha fatto recentemente ma per un certo tempo ha evitato, aggiorna i coefficienti che determinano le prestazioni. Va bene, insomma, la riforma del 95 della previdenza, prima quella Amato ma poi quella Dini, diciamo che ha introdotto il sistema contributivo, solo che l'ha introdotto pro rata, quindi vuol dire che una prima parte, diciamo, tutti i lavoratori che iniziano dal 96 a lavorare avranno il metodo contributivo, che è il metodo che utilizzano tutti i fondi pensione o i fondi assicurativi che gestiscono il risparmio privato per contabilizzare le pensioni. Purtroppo per tutti questi anni alcune generazioni, cioè quelli che avevano più di 18 anni di contributi al 95, godevano ancora del metodo retributivo. E questo ha provocato comunque il proseguimento, diciamo, dell'aumento della spesa. Con la riforma Fornero si è introdotto definitivamente il metodo pro rata contributivo per tutti. Quindi si è cercato un po' di salvare un discorso di equità intergenerazionale, però ovviamente hanno chiuso in parte i cancelli quando i buoi erano scappati. E quindi adesso si sta cercando di recuperare, diciamo, questi regali attuariali, per così dire, no? Questi regali pensionistici,
Per esempio riducendo l'indicizzazione delle pensioni, bloccando l'indicizzazione, cercando dei contributi di solidarietà che però ancora non sono arrivati. Diamo pubblicità, riflettiamoci. Bene, anzi male, perché stiamo sempre a parlare di tasse e credo che sia la seconda o terza puntata di questa nuova serie del Luce della Città che dedichiamo alle tasse. Anche con l'impallato continuiamo a parlare di tasse, perché è un dato storico, professor Lusiani, che in Italia le tasse non sono mai diminuite, anzi sono sempre sensibilmente aumentate di governo in governo, di anno in anno. Questo è un dato oggettivo o no? Allora, complessivamente sì, sono aumentate lentamente, ma sono aumentate. Si possono vedere i grafici sul sito dell'Eurostat per chi è interessato. Sì, e poi c'è stato un aumento rispetto al prodotto. Per esempio, il governo Letta, che proprio appunto con l'ultima manovra ha detto, dice, la prima volta che non vengono aumentate le tasse, è vero o no? Non sono d'accordo, adesso vedremo i dati di consuntivo. A parte, vabbè, io ma vedo solo un decreto, però. Una redistribuzione da alcuni. È vero che c'è la riduzione del cuneo fiscale per 5 miliardi, ma questi 5 miliardi, da quello che ho capito io, ovviamente non ho la capacità di fare uno studio dettagliato e completo, ma la mia impressione, da quello che ho letto, è che vengono recuperate con altre tasse, con l'aggravamento, per esempio, delle tasse sui conti correnti, che passano dall'1,5 al 2 per mille. Per esempio, poi in modo anche molto smaccato. L'IMU l'hanno levata, sì, ma per modo di dire, hanno levato l'acronimo, hanno levato il... No. L'IMU sulla prima casa, che non c'era, viene sostituito con altre tasse che complessivamente danno un gettito paragonabile, credo. Personalmente, fra l'altro, non sono neanche contrario a queste tasse, per i servizi, però di fatto la tassazione sulla casa o rimane costante o aumenta, quindi sono curioso di vedere i dati a consuntivo. Poi va anche detto che dipende anche, quello che conta è il rapporto tra tasse e prodotto interno lordo. Questo rapporto è aumentato sotto il governo Monti anche perché è diminuito il prodotto interno lordo. Ci sono poi alcune tasse che ha fatto il governo Monti, come quella sul stazionamento dei natanti, che ha avuto gettito molto inferiore a quanto sperato, perché i natanti sono relativamente mobili e si sono mossi verso paesi che tassano una crisi straordinaria nel settore. Ecco, riducendo anche le tasse da chi fa le attività portuali di supporto per i natanti che stazionano. Quindi, la domanda, secondo lei, i politici, chi fa, i legislatori, se ne accorgono di questo? Cioè che poi sono tassi inefficaci proprio all'economia, anzi che peggiorano? Sì, in certi casi si ha l'impressione che non se ne accorgano, che gli stessi uffici studi disponibili al Parlamento non siano in grado di anticipare l'effetto di una tassazione sulle persone tassate. Ogni volta che le tasse vengono o inventate o aumentate o ridotte, questo determina un cambiamento dei comportamenti delle persone tassate. Ecco, sembra che ci sia una difficoltà, e questo porta a fare quasi ogni anno una manovra correttiva, perché le previsioni di incasso e di spesa non sono appropriate, come, e secondo me sono tipicamente meglio fatte in altri paesi come la Germania, quindi questo è un altro problema. Poi il politico italiano, secondo me, un'attitudine molto idealista e poco basata sui dati empirici, ha difficoltà a ragionare in termini di incentivi e disincentivi. Ritiene che il sistema economico sia fisso e imponendo una nuova tassa non ci sia alcuna variazione e aumenti il gettito come lui ha determinato, come senza variazione del sistema economico. Invece le cose non funzionano così. Questo è pazzesco. È un problema dell'Italia. No, è un problema dei politici. È un problema dei politici, perché un politico che si mette a tavolino su una legge del genere non ha dati statistici. Cioè è normale che se mette una tassa sui natanti vanno via. Allora, sono curioso di sentire l'opinione del collega Spataro, però a me ha colpito l'effetto della tassa sui natanti, perché effettivamente il gettito complessivo è... Balzelli non è stato quello previsto. Assolutamente. Allora, una precisazione. Il governo Letta prevede una riduzione di un punto percentuale della tassazione con questa manovra, anche grazie a uno sperato aumento del PIL che dovrebbe avverarsi l'anno prossimo intorno all'1%. Quindi questo aiuterà comunque l'aumento del gettito, quindi
è prevista anche una riduzione della spesa pubblica di circa 8 miliardi di euro e la riduzione del cuneo fiscale. Quindi sono manovre minime, intendiamoci, però sono manovre, diciamo, minimamente espansive. Cioè, se non avesse fatto la manovra a conti, diciamo, costanti, il deficit italiano sarebbe stato del 2,3%. Con questa manovra va intorno al 2,5%, quindi c'è, diciamo, un incremento, diciamo, della spesa. Non ci siamo azzardati a portarlo al 3, un po', diciamo, per timore, diciamo, delle reprimende europee, un po' perché noi abbiamo scritto nella Costituzione, appunto, che strutturalmente dobbiamo andare in pareggio, quindi un po' ci siamo anche legati le mani. Però diciamo che per quanto riguarda il comportamento delle persone, i politici lo sanno in larga parte. Alcune stime sono state modificate perché la crisi finanziaria ha portato veramente ad una shock strutturale dei conti, per cui quello che si sapeva prima, anche per esempio per l'effetto moltiplicatore delle tasse o della spesa pubblica, si è scoperto essere assai più basso quando si aumentano le tasse che non quando si riducono, ma sono variazioni che sono state scoperte, per così dire, testate empiricamente dopo la crisi. Quindi anche il Fondo Monetario ha dovuto rivedere le stime, proprio perché le persone non sono, il sistema economico non è fatto di atomi che ragionano sempre allo stesso modo, ma è fatto proprio di sentimenti e di sfiducia o di fiducia che può proprio modificare i comportamenti delle persone. Comunque il tema adesso è recuperare fiducia Ma andando avanti così, Ceccardi, riusciamo a recuperare la fiducia? Ora, perché poi quando si tratta magari di chiudere un bilancio, no? È chiaro, e poi fra l'altro con i diktat dell'Europa che si dice, cioè, è chiaro che il compito poi i nostri politici lo fanno bene, ma magari non hanno la giusta sensibilità per capire che c'è un paese che sta estremamente soffrendo, che magari anche aumentare l'1% l'IVA fa crollare i consumi. Sembra che non se ne accorga la classe dirigente italiana, o forse se ne accorge ma non può fare altrimenti. Esatto, il cittadino medio non ha più assolutamente fiducia in questo Stato, ma semplicemente perché, come si è detto, la tassazione comunque incentiva e le scelte poi dei privati cittadini. Il governo Amato rapinò il 5% sui conti correnti, allora la gente vede bene 5 per mille. E vide bene. Non ci sarebbe stata la rivoluzione nemmeno in quel caso, perché oramai l'italiano è un popolo amorfo a suo fatto, però 5%. I cittadini videro bene allora di investire sulla casa. Hanno investito sulle case e adesso è arrivata l'IMU, la TARES, che è un'altra patrimoniale, certo. Anche la TARES, che ora è diventata Trise, è un'altra patrimoniale perché si basa sulla metratura dell'appartamento, della casa, e quindi in pratica è una patrimoniale surrettizia. Si parlava prima di evasione, molto spesso in Italia con questa tassazione alta l'evasione è un'evasione di sussistenza. Abbiamo la Calabria. Di resistenza, dicevo. Ma anche di sussistenza proprio, perché altrimenti la gente non sopravvive. Sì. Ah, quel senso lì, sì, certo. In Calabria, che c'è il 70-80% di evasione, pensiamo se abbattessimo l'evasione in Calabria del 70-80%, la gente morirebbe di fame, chiaramente. Quindi c'è una volontà persistente dello Stato di andare sempre a tassare i soliti noti, cioè quelli che pagano la Lombardia, la Toscana e le regioni del nord virtuose. I soliti noti, si tassa tutti comunque. Tassa tutti. E poi c'è da aggiungere a questo quadro così, così drammatico anche le tasse indirette, no? Le multe, i balzelli vari, no? Soprattutto ne abbiamo parlato qualche puntata fa. Le tasse indirette sono poi quelle che uno vede e non vede. È stato c'è stato uno scandalo in un paese di cui non faccio nome un paio di estati fa, dove gli autovelox venivano sistematicamente messi sulla strada per andare al mare. Tutti sono così. Ora, cioè, l'autovelox serve per far cassa, è inutile stati che abbia un intento pedagogico. Quella fu una cosa scandalosa perché le persone si ritrovavano a prendere un autovelox, erano andate e ritorno. Il tutor ha ridotto gli incidenti sulle autostrade. Sì, vabbè, le strade provinciali. Però, professore, guardiamo il pro e il contro. Il tutor ha ridotto gli incidenti sulle autostrade, sono d'accordissimo, però c'è stato anche uno scandalo di tutor.
tutor che sono stati abusati, perché sono arrivate alla stessa persona 3 multe dello stesso tutor nello stesso giornata. Sì, cioè, sì. Guardiamo un attimino, ci sono state anche delle tasse, delle cose... Quella pensiero io, fra l'altro. Delle multe cadute, questa è una cosa che è successa a me personalmente, multe pagate, cadute in prescrizione, dove ti vedi arrivare una cartella a casa dopo 12 anni. Io che non butto via niente, sono andata a riprendermi la mia multa pagata, ma ho dovuto pagare un avvocato a Roma perché mi andasse a fare la cancellazione. E se io quella multa non l'avevo tenuta dopo 10-12 anni, cioè c'è anche a volte un accanimento di certe situazioni dove per forza che il cittadino è sfiduciato. Già chi è lavoratore dipendente ha tasse a non finire, già si va in ogni dove, abbiamo una tassazione molto alta, la benzina che ci sta uccidendo. In più ci sono tutte queste tasse indirette, non parliamo poi della scuola e tutto quello che c'è al seguito. Io credo che l'Italia in questo momento abbia bisogno di un'iniezione di fiducia, che non è togliere le tasse, ma è essere un pochino propositivi. Allora, in Italia lo Stato, gli enti, eccetera, è nemico o amico del cittadino? Purtroppo c'è da dire che rapporto tra Stato e cittadini non è di quelli più felici, senz'altro. Cioè lo Stato italiano è molto accentrato e c'è molta burocrazia che i cittadini sentono come ostile molte volte. Ma ci sono è? Delle sacche, sì, per molti aspetti è sì. Stupidamente ostile, fra l'altro. Sì, perché voglio dire, se siamo tutti sulla stessa barca, in qualche modo bisogna che ci si guardi in faccia e si cerchi anche di venirsi incontro. Ma voglio dire, in paesi nordici come la Francia piuttosto che l'Inghilterra, proprio la burocrazia facilita il cittadino, cioè lo mette nelle condizioni per fare impresa, per esempio. In Italia molte volte sembra il contrario, cioè che la burocrazia sia invece un freno. Quindi c'è proprio una mentalità che occorre modificare, e questo succede quando si riduce anche il peso dello Stato. In America, negli Stati Uniti, per mettere su un'azienda 90 giorni, un'azienda, sì. C'era recentemente a Porta su Rai 1 il caso di un imprenditore che diceva appunto 90 giorni per mettere su un'azienda in America, ho fatto le debite domande per mettere sulla stessa azienda nel meridione, sono 7 anni e ancora non ho avuto risposta. Beh, non importa sette andare anni. In America, basta andare in Irlanda, un LTD in Irlanda, sì. Ci vogliono pochi giorni e pochi euro. Cioè, sì. Come, perché? Com'è possibile che sia così? Ma però? È una cosa che mi domando anch'io, ho avuto qualche esperienza in altri paesi, anche per esempio con la burocrazia americana per fare degli acquisti nei laboratori di ricerca, c'è un atteggiamento diverso. Per esempio in Svezia ho letto che c'erano cittadini in fila per pagare una tassa d'inverno, sono usciti gli impiegati dell'ufficio delle tasse per portare caffè, bevande calde alla gente in fila, cioè c'è un atteggiamento diverso. È difficile capire il perché di queste differenze. Io ho una mia idea personale che dipende in pratica dallo sviluppo democratico dei vari paesi. L'Italia purtroppo è nata male come uno Stato con lo Statuto Albertino, che era uno statuto concesso, sostanzialmente è nata come una struttura di potere poco democratica, c'è stato un poco sviluppo democratico. I paesi, io personalmente ho un'ammirazione per la Svizzera. La Svizzera, se uno fa un confronto fra i vari paesi europei, a partire dal Settecento, come ha fatto Tabellini, che è il rettore della Bocconi di Milano, ha fatto uno studio interessante sulle relazioni fra democrazia e sviluppo economico. La Svizzera è il paese più democratico di fatto nella storia europea, più ancora dell'Inghilterra. Ecco, quando c'è uno sviluppo democratico, ma proprio sedimentato, perché in Svizzera lo Stato nasce dalla libera e consensuale volontà dei cittadini, allora lo Stato è al servizio dei cittadini. Lo Stato italiano ha una storia diversa, una storia più... Ha fatto anche 3 guerre civili, anche gli svizzeri. La Svizzera, io invito le persone a leggere su Wikipedia la guerra del Sonderbund in Svizzera, il livello di civiltà con cui è stata risolta. E penso che i morti di quella guerra, che si è svolta nel 1840, non mi ricordo esattamente, sono stati 1600. Poche centinaia di persone. E comunque l'abbiamo fatta anche noi, le guerre, cioè, guerre di indipendenza, gli svizzeri sono resistenze, eccetera, sono poco compresi, ma esemplari per certi punti di vista. E
uno dei vantaggi che hanno rispetto all'Italia è lo sviluppo democratico sedimentato. La Svezia è un paese anche quello con una democrazia sedimentata e con una forte coesione sociale della sua popolazione. Ecco, quella è un'altra differenza che c'è in Italia. La popolazione italiana è molto più diversificata, ci sono delle differenze regionali ancora oggi siamo molto importanti. Siamo anche geograficamente disposti in maniera diversa. Sì, però, siamo, abbiamo, però, sì, certamente. Però c'è l'idea che ci vogliono in qualche modo trasformare in svizzeri per quanto riguarda la puntualità dei pagamenti, l'ottemperanza alle leggi, il seguire le regole, eccetera. Quello... Però essendo noi forse un paese più levantino, non ce la facciamo. Sì, ci fregano all'italiana poi. E poi alla fine ma c'è questa cosa qui, che dobbiamo diventare tutti un po' tedeschi, no? Secondo me... un po' nordici, in realtà non abbiamo una struttura mentale. Noi abbiamo un'estrazione completamente diversa, cioè non ci possiamo paragonare alla Svizzera, abbiamo anche una storia completamente diversa, certo. Il nord è diverso dal sud, le isole certo. Sono diverse dal centro, l'est è diverso dall'ovest. Purtroppo la nostra mentalità ci frega, perché tanto siamo artisti, tanto siamo creativi, tanto siamo discontinui e non siamo attenti al nostro territorio. Però ecco la nostra discontinuità, la nostra fantasia ci ha consentito di e reagire nei secoli e creare anche un grande paese. Cadere in piedi. Oggi forse d'accordo. L'idea, quella che stavo dicendo, che adesso l'idea, ma io ci credo davvero, ma per l'amor di Dio, lei avrà anche un altro punto di vista, è quella di dire, cioè di smantellare un po' la natura dell'essere italiano, che è questo, nei millenni è questo, che deve diventare, perché appunto siamo in Europa, davvero più vicini alla Germania come forma metrica. I tedeschi sono irregimentati, sono grandi lavoratori, sono stacanovisti, no? Noi invece abbiamo vissuto bene nei secoli proprio perché abbiamo fatto perno su altre cose, sì. Non sulle regole. Il punto è che la novità che noi stiamo vivendo in questi decenni appunto è sempre una maggior integrazione, no? I confini spazio-temporali si sono molto, molto ridotti, liquefatti praticamente. Quindi noi pensiamo ai viaggi che si possono fare in aereo, le telefonate, okay. I contatti che noi abbiamo. Cioè siamo una società sempre più integrata. Questo non significa che noi non dobbiamo essere più italiani, ma significa prendere della nostra italianità più le virtù che non i vizi, diciamo. Quindi dobbiamo correggere i nostri vizi perché la famiglia si sta allargando, quindi... E mantenere le nostre virtù, perché noi siamo un paese geniale, abbiamo grandi iniziative. Però abbiamo... forse ci chiedono di somigliare a qualcuno che c'è veramente troppo lontano. Forse se ci avessero detto di somigliare più ai popoli arabi era più facile, ci si arrivava più facilmente. No, ma questo dipende anche da cosa vogliamo diventare noi, insomma, nel senso che dobbiamo decidere noi se andare più verso il sud del mondo o invece aprirci verso l'Europa continentale. Ma però se diciamo l'Europa, siamo in grado noi, secondo lei, proprio strutturalmente, mentalmente? Oppure il cittadino medio italiano può subirla anche l'Europa? Ma, anche con le tasse? No, allora, ricordiamoci che l'Italia è stato uno dei paesi fondatori comunque dell'Europa. Perché ma c'era incoscientemente? C'è una grande idealità in De Gasperi e in tutta quella generazione, Spinelli, in tutta quella generazione di politici che aveva visto proprio nell'Europa una occasione di pace duratura e questo per fortuna l'abbiamo avuto. Certo, ora è vero che anche le guerre si fanno in altro modo adesso, si fanno coi capitali purtroppo, però la spinta ideale non deve venir meno. Ecco, se, io penso che il popolo italiano se ha di fronte una prospettiva di sviluppo equo, è in grado di fare sacrifici se vede una prospettiva e se è guidata da una classe politica credibile. Ecco, ma noi i sacrifici li stiamo già facendo, sì. Stanno anche peggiorando, aumentando i sacrifici, ma non vediamo l'uscita dal tunnel. Quando ci fu la battuta di Mario Monti, mi pare, diceva io vedo una luce in fondo al tunnel, cioè, speriamo sia un treno che sta arrivando. È realistico pensarla così. Io non vedo effettivamente una via d'uscita per i problemi dell'Italia. Quello che però posso dire di positivo sull'Italia è che nel passato, ormai lontano, l'Italia era ai vertici mondiali, cioè nei comuni medievali italiani innanzitutto hanno sconfitto l'imperatore tedesco che cercava di riacquisire il suo potere, quindi militarmente hanno sconfitto l'esercito dell'impero.
E erano i più prosperi, assieme a quegli olandesi, in un lungo periodo storico, fino al 1400-1500. Ci ha rovinato l'America. Voglio anche dire, per esempio, nel 1570, quando c'è stata la battaglia di Lepanto, ancora in quel momento la Repubblica di Venezia ha fornito metà della flotta. Metà della flotta circa era spagnola, c'erano dei piccoli contributi, relativamente piccoli, da Genova, da Toscana, da Colonna. Qualcosa è partito anche da Pisa, eh? Pisa, prima ancora, diciamo, lo sviluppo di Pisa è stato fenomenale nel periodo iniziale del basso medioevo, in cui Pisa aveva la Sardegna, la Corsica, andava a bombardare e a fare razzia nei possedimenti arabi, Palermo, fino nel Nord Africa. Quindi gli italiani non sono geneticamente, non hanno dei problemi genetici di inferiorità. Il problema è soprattutto di istituzioni, dello sviluppo della cultura. Io dico questa cosa: se alla Repubblica di Pisa o alla Repubblica di Venezia fossero stati imposti dall'esterno, cioè da un'idea d'Europa, da un'Europa, dalla Banca Centrale Europea, delle regole, non conquistava niente. Certamente. Non conquistava uno nulla. Dei motivi del loro successo è proprio la competizione. Io sono ma non solo un fautore, secondo me anche la fantasia. Quello che è importante del periodo dei comuni medievali è che sono associazioni di uomini liberi, c'era ancora il feudalesimo, però chi entrava in comune diventava uomo libero, e erano associazioni in competizione per la propria sopravvivenza con il resto del mondo, che potevano anche coalizzarsi oppure potevano competere fra di loro. Questo è quello che ha prodotto sviluppo. La decadenza c'è stata perché l'Italia è stata incapace di superare la dimensione, cioè ci sono state le signorie, ma poi c'è stato l'uso dei mercenari, e alla fine stati nazionali più arretrati come Francia e Spagna, più arretrati economicamente dell'Italia, ma più coesi dal punto di vista nazionale, più forgiati dalle guerre passate che hanno condotto a processi di unificazione di tipo nazionale, ci hanno sconfitto e invaso, e questo ha prodotto una forte decadenza, soprattutto nel 600. Ecco, però nel periodo precedente l'Italia era veramente, aveva dimostrato di avere tutte le capacità per essere ai vertici mondiali dello sviluppo economico e anche competitiva dal punto di vista militare. Lei ha parlato del 600, è stata l'epoca in cui siamo stati invasi, sì. La Spagna, eccetera. In qualche modo non siamo, poi ci sono stati gli austriaci, eccetera. Tutte le volte siamo stati invasi, noi siamo stati non solo sottomessi, ma anche, come dire, sottomessi sul piano culturale, sul piano economico, eccetera. Non ci sta succedendo anche adesso, in qualche modo, per una strana capriola, siamo sottomessi dall'Europa? No, perché almeno non la penso così, perché certo. È stato comunque una decisione politica condivisa. Quindi volontariamente ci siamo attaccati al treno dell'Europa. Cioè, non dimentichiamoci. Ma noi in certi momenti stiamo subendolo questo. Anche nel 600 c'erano dei simpatizzanti per la Spagna, o nell'800 per gli austriaci. Noi stiamo subendo alcune conseguenze negative di un meccanismo istituzionale europeo che certamente deve essere ancora oleato e deve essere ancora migliorato. Non c'è dubbio che ci vuole anche più democrazia in Europa e ci vuole più consenso e decisioni condivise. Però appunto l'Europa ha prodotto anche molti benefici per l'Italia. Ricordiamoci che nel 92 l'Italia era veramente in una fase drammatica della sua vita, perché era appena uscita dallo SME, per esempio, c'erano le bombe per la mafia, se ricordiamoci via D'Amelio, eccetera, eccetera, c'era stato Mani Pulite. Esatto, era un paese allo sfascio. E fu la lungimiranza dei nostri politici dell'epoca che ci fece attaccare a quel treno che stava partendo, perché lì i nostri politici videro la possibilità di una prosperità duratura per le generazioni future. I politici dell'epoca, che fra l'altro era ancora la prima repubblica. Sì, erano diciamo gli ultimi, Furlani, c'era Andreotti, c'era De Michelis e altri, che avevano fatto tanti errori, voglio dire, ma questa direzione per fortuna l'hanno data storicamente, e questo è certamente un merito. Dopodiché appunto rimane la nostra responsabilità, molte riforme ancora devono essere fatte in Italia, ma basti vedere la difficoltà che hanno i nostri politici nel fare una legge elettorale condivisa, nel produrre una riforma del mercato del lavoro che sia efficiente, una riduzione della burocrazia. Cioè, questi sono mali
che noi come paese litigioso, come paese dei mille comuni, come fazioso, ci portiamo avanti da tanto tempo. E vorrei dire anche questo, cioè l'Italia ha una storia di crescita meravigliosa, cioè quando noi abbiamo raggiunto l'unità d'Italia, il nostro paese era a un livello di sussistenza, praticamente il reddito era rimasto quello del 1500-1600. Da noi l'Italia, l'industrializzazione è partita dopo rispetto all'Inghilterra, ma il nostro reddito ha raggiunto il reddito dei paesi più sviluppati in molto meno tempo. Cioè, abbiamo avuto una crescita meravigliosa proprio, e per chi legge appunto un po' di storia economica italiana è impressionante. Il reddito è aumentato di 15 volte in 90 anni. No? Adesso però si tratta, avendo fatto questa lunga corsa, di capire come non conservare quello che abbiamo avuto, perché adesso chi conserva praticamente perde, ma rinnovare il nostro talento, la nostra voglia di ricominciare. C'è un solo modo per rinnovare, però, se non si riesce a far decollare la cultura, non si può far crescere un paese. Il problema è questo, che adesso siamo incentrati, siamo presi da questa Europa economica, da questa Europa che comunque ci porta a mille balzelli, mille tasse, ma siamo culturalmente piatti, non abbiamo la possibilità di far uscire né il genio, né la creatività, né la piccola industria, né l'artigiano, non abbiamo la possibilità di far crescere quello strato culturale dell'Italia di cui adesso c'è un bisogno viscerale, altrimenti non ci troviamo. C'è stata una crescita industriale incredibile e lo abbiamo visto, chi lo ha letto lo sa. Però la crescita culturale adesso è ferma, ma non solo. Io vorrei aprire una parentesi, per cultura io non intendo la cultura agli alti livelli, perché una volta sono stata un pochino ripresa, mi hanno detto che la cultura è la cultura della musica e del teatro, la cultura è a tutti i livelli, per cui la cultura è anche il piccolo imprenditore, la piccola e la media impresa che adesso fa da tessuto sociale per una ricrescita del paese. Secondo me la nostra classe politica dovrebbe cominciare a vedere quello, allora agevolare un pochino, togliere un po' di burocrazia, dare quella spinta alla creatività italiana di cui c'è bisogno oggi, e la fiducia, quella grande iniezione di fiducia, e chiamiamolo sogno italiano, chiamiamolo in qualche modo, ma usciamo da questa crisi. Poi Ceccardi, Spataro nel suo discorso, con una acrobazia linguistica, si è arrestato nel descrivere, sì, noi siamo cresciuti 15 volte, 90 anni, eccetera, e poi però non ha detto che cosa è successo, cosa sta succedendo adesso, perché no, ha detto però adesso dobbiamo cercare, ha cambiato subito il discorso, io l'ho notato, ne parliamo fra un attimo, ci ritorniamo, perché è vero, siamo cresciuti fino a un certo punto, soprattutto quando siamo andati con le nostre gambe, ci siamo liberati dei vari dominatori, c'è stata l'unità d'Italia, abbiamo cominciato a crescere con le nostre gambe, adesso non lo possiamo più fare. Questa è la mia idea, ora poi vediamo. Lui non l'ha voluto dire, ci può adesso, fra un attimo, pubblicità. Bene, siamo a parlare di tasse, Ceccardi. No, il problema, si parlava di Europa, il problema è che l'Europa appunto l'hanno scelta in pochi, non l'hanno scelta i cittadini, laddove hanno votato per un referendum, uscire dall'Europa o no, in Irlanda, i cittadini si sono espressi per uscire dall'Europa. Io credo fortemente nella democrazia e nella possibilità di esprimersi dei cittadini. Facciamo decidere i cittadini se vogliono uscire da questa Europa oppure no. Certo bisogna anche valutare i processi anche pericolosi di una ricontrattazione del debito, di un'uscita, di un default magari controllato. Si parlava di Svizzera. La Svizzera intanto ha un sistema federale, gli paesi più avanzati, cioè, secondo delle statistiche, sono quelli che adottano al loro interno un sistema federale. Noi siamo proprio il paese dei comuni medievali, dei comuni in competizione tra loro. La parola magica deve ritornare a essere competizione, quindi un federalismo anche competitivo tra regioni diverse, tra comune e comune. Perché il nostro imprenditore deve andare in Slovenia e magari non può andare nella vicina, che ne so, se ci fosse una struttura federale di tassazione, nella vicina Lombardia che magari adotta un sistema fiscale più favorevole rispetto al Veneto. Quindi un federalismo competitivo di questo tipo, come c'è negli Stati Uniti, credo che potrebbe veramente far ripartire le imprese e far ripartire l'economia, adattando la tassazione a quelle che sono le esigenze diverse delle varie regioni, perché ogni regione poi ha delle esigenze diverse. Apriamo una piccola parentesi, Ceccardi ha citato la parola democrazia, Lusiani, ma esiste ancora davvero la democrazia?
Sì, noi fondiamo sulla democrazia, ma quello che noi stiamo subendo un pochino non è invece un'oligarchia che gestisce tutte le cose, che domina i cittadini, non è una è la democrazia. In Italia ci sono alcuni politici che si lamentano che le decisioni di governo italiano sono in mano ai burocrati, ai grandi burocrati di Stato, che è anche un'idea che aveva diceva Cattaneo tanto tempo fa. Diceva: l'Italia, se diventa uno Stato centralista, solo i burocrati permanenti, non eletti, saranno in grado di gestirlo, per le troppe diversità culturali e interne. Sono quelli che fanno proprio le leggi, che dove ci riesce nulla apposta. In certa misura probabilmente c'è un deficit, in generale c'è un deficit di democrazia da sempre in Italia. L'Italia è un paese, relativamente agli altri paesi europei, meno istruito, quindi sono d'accordo sull'importanza dell'istruzione. C'era un numero di analfabeti molto superiore a quello degli altri paesi all'unificazione, e questo ritardo di alfabetizzazione ancora è presente. Tullio De Mauro diceva: abbiamo un ritardo di 4 secoli rispetto all'Olanda di alfabetizzazione di massa. E questo non è una cosa che si è recuperata con l'istruzione obbligatoria, sono cose che ancora ci portiamo dietro. Quindi l'istruzione e più in generale, e quindi la cultura, sono essenziali, perché noi abbiamo ancora un deficit. Nell'indice di sviluppo umano l'Italia fa relativamente bene per il prodotto interno, il prodotto pro capite, fa relativamente bene per la durata della vita, fa peggio, il punto dove fa peggio è proprio l'istruzione, quindi l'istruzione è importantissima. Volevo anche dare una mia idea sui problemi di fallimento dello Stato italiano. Lo Stato unitario è nato in Europa come nella competizione europea come strumento più efficiente per la competizione, soprattutto militare purtroppo, e anche economica. Lo Stato italiano è nato relativamente tardi. Uno dei problemi che secondo me ha lo Stato italiano è che è troppo poco orientato nelle sue strutture di vertice e in tutte le sue strutture di governo centrale alla competizione dell'Italia con gli altri paesi, e tutta la struttura di potere è orientata a massimizzare i propri benefici. Il fatto che il Quirinale costi 4 volte la monarchia inglese, che le istituzioni di vertice, le posizioni di vertice delle istituzioni italiane sono così molto più pagate degli altri paesi, secondo me, riflette una caratteristica principale. Lo Stato italiano è più rivolto all'estrazione di valore, diciamo, dai suoi cittadini a favore delle sue istituzioni, piuttosto che ad agire come un organismo coeso e unico, come esempio tipico la Germania, a favore di tutta la comunità. Cioè, questo è un problema. Storicamente lo Stato italiano è nato proprio per competere anche militarmente. Purtroppo nella competizione, sia nella Prima Guerra Mondiale che nella Seconda Guerra Mondiale, non ha fatto bene. No, e si è in seguito, a mio parere, ritirato in una specie di fossilizzazione del sistema interno di potere, che rimane quindi poco orientato a competere come una comunità coesa rispetto con le altre comunità, e più orientato a usare il potere statale sia per l'acquisto di consenso con la spesa pubblica, soprattutto nel sud Italia, sia per massimizzare il guadagno delle strutture di vertice dello Stato. Questo su questo punto credo che l'Italia dovrebbe riflettere. Quanto costa la macchina statale in Italia? Non so se ha dei dati. Allora, costa tanto. Costa tanto. Rispetto agli altri paesi europei? L'intermediazione... Allora, la spesa per burocrazia è sensibilmente più elevata di altri paesi, ma non eccessivamente, insomma. Quindi, almeno per cittadino. Però qui ci sono molte differenze regionali. Ci sono regioni molto più virtuose, tipicamente quelle del nord, del centro-nord, e poi regioni che sono assolutamente sprecone, diciamo così. Tra l'altro, appunto, una di queste misure anche della legge di stabilità è anche quella di cercare di per esempio di introdurre i costi standard nella sanità, insomma, perché non si capisce perché una siringa debba essere pagata 0,50 centesimi in una certa regione e il doppio o il triplo in altre regioni. Tra l'altro, tutto il problema del federalismo, che è un tema molto interessante proprio anche per l'efficienza della macchina statale, è rimasto bloccato appunto dopo la caduta del governo Berlusconi, insomma non se n'è più parlato, però quello è un tema molto importante, perché anche la commissione che era stata instaurata in quel periodo aveva indagato, aveva raccolto molti dati e anche dati che non si riuscivano a recuperare in certe regioni, diciamo, del sud, no? Quindi questo è sicuramente un tema da riprendere. Però dico, sulla tradizione italiana ci sarebbe da fare veramente tanti bei discorsi e da sviscerarli.
A mio modo di vedere, l'Italia ha sofferto di due cose, diciamo, nella sua storia, per così dire. Allora, uno è il fatto che, come tutti i paesi diciamo moderni, nell'età moderna, ha introdotto uno Stato molto centralista. E tutti i paesi moderni, dalla rivoluzione francese, ma anche prima, sono entrati un po' violentemente nella società, facendo fuori quella che era la società civile. Cioè l'Italia, come tanti altri paesi, aveva e ha una ricchezza di, adesso le chiamiamo no profit, no? Quello che, ma le opere pie, i monti di pietà, le mutue assicurazioni, sì, eccetera, eccetera. È la nostra forza. È la nostra forza, così come la famiglia, se vogliamo, no? Ma lo Stato centralista, diciamo, liberale e borghese, per così dire, dell'illuminista, ha cancellato e statalizzato anche tutte queste forme di solidarietà. Paradossalmente, quando lo Stato ha statalizzato con la legge Crispi proprio le opere pie di beneficenza, sono nate in Italia queste opere in modo esponenziale, cioè la società ha reagito mettendo sul campo questa ricchezza di rete solidale, di solidarietà, che è proprio il tessuto italiano, perché ricordiamoci che in Italia ci sono milioni di aziende o comunque di organizzazioni no profit, certo, su cui si fonda proprio lo Stato sociale, perché gli anziani, i giovani, i bambini, insomma, molto usufruiscono, pensiamo al tempo libero, usufruiscono di questa. Ma infatti, ma noi potremmo, diciamo, il cittadino privato, il privato potrebbe fare anche, già lo fa, ma ancora di più per conto suo, rinunciando un po' al welfare che di cui stiamo parlando. Allora, statale, welfare statale. Sì, sì, ma esatto, questa è un po' la seconda considerazione. Cioè, lo Stato centralista genera dei disincentivi legati un po' all'assistenzialismo. Quindi è come se lo Stato italiano, che ha garantito una pensione a tutti, una sanità pubblica a tutti, eccetera, eccetera, ha generato delle aspettative da parte dei cittadini, per cui lo Stato deve sempre garantirmi qualcosa. Ora questa cosa non è più possibile. E si tratta proprio di recuperare questa mentalità e questa ricchezza della società civile che c'è in Italia, però è stata sepolta da molto statalismo, a mio modo di vedere. Ma come mai c'è tutta questa resistenza alla privatizzazione? C'è un po' di resistenza? È un problema anche culturale, un problema culturale di una certa anche parte della sinistra che ha visto le privatizzazioni come quindi un depotenziamento di quelle che erano poi le prerogative dello Stato centrale, quindi dello Stato, della forma statale, quindi del controllo del pubblico sul privato. Questo in realtà, secondo me, ha portato anche a una arretratezza del nostro paese rispetto invece ad altri paesi che danno ai privati molta più forza, penso agli Stati Uniti, penso ad altre realtà. E tra l'altro noi che abbiamo una tradizione Stati Uniti, scusa, che invece ci vorrebbero copiare per quanto riguarda la sanità, no, ultimamente vorrebbero per quanto riguarda la sanità, ma niente a che vedere col welfare state italiano, certo, cioè le riforme sulla sanità di Obama più che altro sono state, secondo me, propagandistiche, sì, in questo senso, poi alla fine non raggiungono certo i livelli di welfare state dello Stato sociale europeo. Una riforma epocale per loro. Per loro sì. Tra l'altro, i primi 13 stati europei come PIL pro capite sono stati sotto i 10 milioni di abitanti. Questo perché è molto più semplice governare un popolo omogeneo. Con quali sono? Sono il Liechtenstein, sono quelli piccoli, insomma. Lussemburgo. Svizzera. La Svizzera. Anche l'Olanda. Sotto 10 milioni. Cascina. L'Austria. Magari, no, forse no. Il bacino della Valdera. Sì, perché è più facile, ci vieni. È più facile governare diciamo, popolazioni omogenee culturalmente, certo, linguisticamente, anche geograficamente più contenute. Quindi un sistema delle piccole patrie, secondo me bisogna ritornare al sistema delle piccole patrie, no? Quindi o un sistema anche federale, ma un federalismo vero. Quindi cioè, stracciare vale il titolo quinto l'Europa, e rifarlo da capo. L'idea di Europa va bene. L'Europa cioè, culturale. Perché però l'Europa dei popoli, delle piccole patrie. Non forse culturali, l'idea culturale d'Europa, sì, nel senso lì, come idea dei Paesi Uniti, insomma, che non si fanno la guerra, che noi ricordiamoci, certo, 70 anni fa ci siamo fatti un'orrenda guerra in Europa, certo, va bene. Però
economie diverse, monete anche diverse, te sei? Io no. Non, allora, speravo, personalmente, pensavo. Personalmente, io tra l'altro dico che Salvini, per esempio, che è un esponente noto del mio partito, propone anche un'uscita dall'euro. La Lega su questo non è... non si è espressa, a parte Salvini che ha una posizione diciamo più netta in questo senso. Io credo che un'uscita tout court dall'euro sia molto da valutare, sia anche pericolosa. C'è un sistema però che alcuni economisti hanno proposto, per esempio di una moneta complementare, cioè per gli scambi esteri tra paesi europei utilizzare l'euro e per gli scambi interni, per esempio anche per pagare gli stipendi, usare una moneta complementare. Questo permetterebbe di fare, lo dico anche al professor Spataro che è sicuramente più preparato di me nel testo il tema. Di fare anche una politica di svalutazione o di inflazione sulla moneta, quindi complementare, che ci ha fatto sopravvivere. E adattarla meglio quindi al sistema del nostro paese. E però non risentire poi del tracollo uscendo dall'euro, perché utilizzeremo comunque l'euro per gli scambi. Però sta di fatto, dicevo Donati, che un Quirinale che costa, se non sbaglio, 4 volte Buckingham Palace è pazzesco, no? Sicuramente sì, ma gli sprechi... Ricordo che la regina... Stavo riflettendo proprio mentre si parlavamo di sprechi a proposito del Quirinale. Ci sono anche altri sprechi e questo mi dispiace perché è una cosa che mi ferisce un po' perché riguarda anche la cultura. La differenza che c'è stato fra nord, centro e sud è stato uno scandalo di tanti anni fa a proposito dei conservatori di musica. Ora, c'è una differenza sostanziale fra istituto pareggiato e conservatorio di musica. Il conservatorio di musica è statale, l'istituto pareggiato è comunque a conduzione regionale. Al sud c'è la concentrazione più alta di conservatori, il che vuol dire che a volte a Vibo Valentia o nei paesini ci sono i conservatori nei cascinali, quando in Toscana ne abbiamo uno, che è Firenze. Allora, a volte ci sono stati degli sprechi, è vero il Quirinale, ma ci sono stati degli sprechi anche eccessivi nella Lucca cultura. Non è ancora conservatore? No, Lucca è istituto pareggiato come Livorno. Di Mascagna anche. Di conseguenza... ci si ritrovava al sud con dei conservatori statali, con degli stipendi, degli insegnanti, comunque con tutta una serie di costi grandi per la cultura che poi hanno fatto in modo e in maniera che ci fosse un deficit. Ma i costi grandi per la cultura, io mamma. No, i costi dei conservatori sono stati sprechi, più che costi. Sono stati certamente, sprechi, perché i costi per la cultura, il FUS, no, io intendo costi... che sono stati così... No, vabbè, il Fondo Unico per lo Spettacolo è stato tagliato, stratagliato... Tanto sono sempre soliti a puppare dalla... No, io dicevo lo spreco che c'è stato a proposito dei conservatori poteva essere... una cosa più oculata, una scelta diversa, allora fare i tre grandi centri, i tre grandi poli per ritornare alla formazione, perché comunque la formazione italiana musicale è la prima al mondo, non ci dimentichiamo che in Europa e nel mondo i musicisti italiani nel 400, nel 500, nel 600 fino all'800 sono andati in giro a fare scuola. E quello è un peccato perché è stato uno spreco pari a quello del Quirinale, pari ad altre cose che purtroppo sono andate in questo grande calderone. Incide più lo spreco o l'evasione? Allora, qua è una domanda repentina e dovrei, perché io ho letto questo libro molto ben fatto nel quantificare sprechi, anche evasione fiscale, che è Il Sacco del Nord di Luca Ricolfi, e secondo me è un testo veramente ben fatto e accurato e quantifica una serie di cose, tra cui per esempio l'evasione regione per regione italiana, sulla base di diversi studi che danno risultati coerenti, e anche fa delle stime di sprechi. Per esempio ci sono degli studi sulla produttività dei tribunali, e immaginando che il tribunale più produttivo con un numero di cause trattate sia efficiente al 100%, è possibile assegnare un livello di efficienza o, se vogliamo, completamente di spreco agli altri tribunali italiani. Quindi ci sono questi dubbi. Adesso dovrei fare un po' di somme, un po' di elaborazioni per capire se conta di più. Comunque l'evasione, quello che posso dire, è un argomento che ho studiato proprio particolarmente, ho anche pubblicato gli articoli su blog, è... uno dei meccanismi è il maggior singolo meccanismo con cui si fanno trasferimenti indebiti di risorse tra il nord e il sud. Ecco, uno dei problemi, io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Susanna Ceccardi sui piccoli stati. Uno dei problemi, allora, dal punto di vista ideale, uno pensa che unificando tutto il mondo con un governo perfettamente illuminato si possa ottenere il miglior risultato. Ma se si tiene presente l'interesse del regolatore, che è pur sempre un uomo,
E se si tiene conto di questi effetti, non è così, perché governare, chi governa un sistema composito può trovare con metodi totalmente democratici modo di massimizzare la sua possibilità di rielezione e il suo guadagno personale, operando in maniera non ottimale per le popolazioni. È molto più facile che questo sia limitato con stati piccoli e popolazioni omogenee. C'è l'economista che a me piace molto e che, di cui sto leggendo le opere, che ha preso il premio Nobel, James McGill Buchanan, che ha proprio ha preso il premio Nobel proprio per i suoi studi, in cui ha cercato di fare dei modelli su come operano i regolatori in un contesto. Per esempio, Buchanan fa l'osservazione banale che in un sistema perfettamente democratico è possibile per una maggioranza, che si forma in qualunque modo, opprimere senza alcun limite una minoranza, per esempio imponendo delle aliquote IRPEF doppie in una regione rispetto a un'altra, oppure più realisticamente in Italia, consentendo in certe località un'evasione doppia o tripla rispetto ad altre località nei fatti. Ecco, queste sono cose che sono più facili quando il sistema è composito, quando ci sono delle differenze che possono essere sfruttate in questo modo. E la cosa interessante è che è un processo che non viola la democrazia in alcun modo, perché quando si applica il volere della maggioranza. È molto, si limitano queste distorsioni dovute alla limitazione dell'essere umano e il fatto che non può essere un regolatore perfetto quando è umano, quando appunto si limita l'effetto e l'intermediazione statale il quanto più possibile, magari non completamente, su entità più piccole ed omogenee. Sì, diciamo le teorie, insomma, i punti di vista degli economisti sulla regolazione, sulle dimensioni ottime, diciamo, degli stati sono ampie, ma non c'è dubbio che il rapporto tra governante e cittadino deve essere il più vicino possibile, cioè si dice che la tassazione deve raggiungere il cittadino nel punto in cui il cittadino può controllare di più la spesa dove va, no? Per esempio una cosa molto innovativa in Italia, per fortuna dopo tanti anni, è stata la legge, il cosiddetto 5 per 1000, no? Dove ciascun cittadino designava, esatto, può versare una parte delle sue tasse a finanziare diciamo. Ma anche lì c'è un controllo? Sì, c'è un controllo. Ora so che ci sono dei ritardi poi nei pagamenti, quindi più da parte dello Stato che non da parte delle società che ne beneficiano, ma le università piuttosto che molte ONG, diciamo, ne beneficiano. E questo è un principio di civiltà, no? Perché il cittadino può destinare una parte delle sue tasse a finanziare la società civile che lo rappresenta, insomma, che pensa possa garantire quel bene comune su cui la società si fonda. Negli Stati Uniti, come in altri paesi, le donazioni alle fondazioni sono largamente esenti dalle imposte, no? Quindi sono, lo Stato attribuisce molta importanza a questa possibilità che i cittadini finanzino opere che non sono statali, ma garantiscono un servizio che è pubblico. Certo. In Italia ancora è lo Stato che gestisce ancora la cosa pubblica, e ci sono per fortuna alcuni esempi, come è successo anche in Lombardia, per esempio, in Piemonte, dove ci sono esempi di sussidiarietà, no? Cioè di rapporto tra regione o Stato e imprese pubbliche e imprese private, profit o non profit, che entrano in competizione, in sinergia e vanno verso l'efficienza. Quindi banalmente, insomma, i risultati sono che il cittadino in certe regioni può scegliere dove mandare i figli, ha libertà di educazione, quindi sceglie anche un percorso formativo, sceglie le cure e gli ospedali dove andare, oggettivamente le code sono più corte, e in altre regioni invece è ancora questa centralizzazione, no? della spesa che produce anche delle inefficienze, no? Quindi il problema non è lasciare tutto al mercato o tutto allo Stato, ma
le teorie anche più recenti, anche le esperienze più recenti, tendono a questa idea di sussidiarietà, no? Quindi di permettere alla società civile di intervenire, di partecipare alla gestione dei servizi, perché questo rende più efficiente la concorrenza, i quasi mercati cosiddetti garantiscono più efficienza. Si è sempre detto, credo che sia un detto addirittura ottocentesco, governo ladro. Ora io non è che voglio, però voglio dire, a sottolineare come il cittadino abbia sempre pagato molto malvolentieri le tasse, no? Le gabelle, eccetera. Ed è anche vero una cosa, che le tasse ci sono sempre state, sempre, accompagnano la storia dell'uomo, ma non ci sono mai state così tante tasse come oggi. Parliamo d'Italia, eh? L'Italia è il paese delle 100 tasse. Abbiamo fatto una puntata una volta intitolata proprio così, abbiamo visto addirittura ci sono delle tasse deliranti, ancora noi paghiamo le accise per la guerra in Abissinia, e piuttosto che la tassa sull'ombra, cioè la tassa del tendone, no? dei locali, cosa, cioè, per l'ombra. Che i comuni chiamano COSAP, però è la tassa COSAP, sull'ombra. Io poi veramente, poi quando si usano questi acronimi che sono deliranti, no? Ma che, è un problema. Adesso su questo elemento è più difficile fare dei confronti fra stati. Sì, allora, il problema delle mille tasse, così, cioè, tornando al titolo, rischiamo di morire di tasse, oppure non so, oppure anche le tasse, siccome c'è il welfare eccetera, possono contribuire al benessere del paese. L'intermediazione statale, specie in Italia, non è molto efficiente, è più efficiente in altri paesi come la Svezia, quindi troppe tasse, in particolare il livello che si è raggiunto recentemente, non sono positive, è un'emergenza dovuta al... Non sono positive. Non sono, sicuramente sono sbagliate. Ma quasi tutto bene, malino, ma non troppo. No, l'Italia ha dei serissimi problemi, infatti veramente seri negli ultimi anni, negli ultimi, dall'introduzione dell'euro ad oggi, per esempio, il 20% della produzione italiana industriale non c'è più, e in parte si è trasferita in Germania, quindi ci sono dei problemi molto seri di competitività. L'aumento delle tasse del governo Monti ha depresso il prodotto nazionale lordo in una maniera tale che noi siamo tra i peggiori paesi del mondo come sviluppo in questa crisi. Monti, che fra l'altro professore della Bocconi, no? Sembrava essere un grande economista, un genio, eccetera, oggi è in declino completo. Ma come mai un anno fa, quando qualcuno diceva ma a me ci sembra che ci stia facendo personalmente un cesto come non è, tutti, ma no, lasciamolo fare, com'è che poi si piglia queste fotte anche noi, no? Ora io non è che ce l'ho con Monti, però sta dicendo lei che ha depresso i consumi, non lo so, professore della Bocconi ci va a deprimere i consumi? Io avevo molta fiducia in Monti. Secondo me l'errore di Monti, Monti ha raggiunto una certa forma di pareggio di bilancio, che era quanto ci chiedevano, perché secondo me eravamo vicini alla bancarotta. Però l'ha ottenuto consumi, aumentando le tasse e non diminuendo la spesa pubblica. Ecco, non è che anche diminuendo la spesa pubblica ci sarebbero stati degli effetti depressivi sul prodotto nazionale lordo. Comunque io personalmente, dato che considero eccessivo il livello di intermediazione statale, quindi sia di tasse che di spesa pubblica in Italia, ritengo che abbia profondamente sbagliato, che abbia, diciamo, peggiorato una situazione già sbilanciata. C'era già chi lo diceva, io devo saltare, per forza cercare di donati, siamo in chiusura, ma tanto sarete sempre con noi naturalmente. E sfrutto Spataro per quanto riguarda la gestione di Monti, le tasse, eccetera, sennò poi sembra che io ce l'abbia con lui. Io mi sembra di dire cose non so, oggettive, che dicono tutti oramai, no? Cioè, finché era il governo ci sembrava un genio, i primi mesi sembrava un genio straordinario, oggi gli danno tutti addosso, è stato anche abbandonato dai suoi alleati. I corsi e ricorsi della storia, diciamo. Lei cosa ne pensa, sinceramente? Ma, sinceramente quanto penso riguarda le tasse proprio, Allora, sinceramente penso che la crisi in cui entrò l'Italia nel 2011 non era grave per sé, ma era anche in un contesto di crisi finanziaria molto pesante, per cui si rischiava il contagio. C'era una speculazione finanziaria internazionale spaventosa e veramente l'euro rischiava di crollare. Cioè, c'era proprio le scommesse dei mercati per la chiusura. Cosa sarebbe successo? Sarebbe esploso il sistema monetario europeo.
crisi di default del debito, tassi di interesse di tutti, però. Di tutti, certamente. Ma il comune mezzo gaudio alla fine. Vabbè, ma penso che ci avrebbero lasciato, penso che ce l'avrebbero fatta pagare comunque, perché però non nel frattempo Visconti ha aggiustato i conti, i bilanci eccetera. Io però non parlerei di crollo dell'euro, perché quello è un concetto mal definito. Io so che se la Grecia faceva default sul suo debito, fallivano praticamente tutte le banche tedesche e francesi, e quindi questo creava del dissesto finanziario generalizzato. E, lei ce lo dice all'ultimo tuffo della trasmissione. No, ma perché questo era il contagio di cui si parlava, cioè nel senso che le banche tedesche e francesi erano piene di titoli greci, ma nel momento in cui falliscono le aziende tedesche e i francesi, c'è un contagio legato, eccetera. Però, però il problema non è il governo Monti ha pareggiato, cioè pareggiato, ha aggiustato il bilancio, eccetera, però l'economia è peggiorata. Allora, diciamo che sono state manovre recessive, cioè negli ultimi anni, ma non è solo il governo Monti, c'è stata tutta una filosofia. Ma è Monti perché è stato l'ultimo prima di Letta. Allora, lui ha seguito come altre filosofie, tipicamente quella tedesca, che è stata informata anche dal Fondo Monetario Internazionale. Cioè della cosiddetta austerità. Si chiude. Quindi l'austerity è stata, diciamo, una parola che ci ha fatto bene o male, secondo lei? Allora, ovviamente ci ha fatto male, perché è stata una cura c'è un po' di molto dolorosa che circola lì, no? Perché ci ha fatto male. Sì, ma è come quando si piglia, come quando bisogna intervenire e tagliare una gamba a uno che è in cancrena, è chiaro che gli fa male, però quello lì campa. Il problema è che di fronte a certe scelte dolorose, io credo che siano state in parte necessarie, anche se non tutte corrette, perché anch'io avrei ridotto la spesa pubblica. Vi faccio la domanda che lei, poi chiudiamo. Secondo lei, se continuiamo così, moriamo di tasse oppure no? Va bene così, non lo so. Secondo me non moriamo di tasse perché l'economia riprenderà a crescere l'anno prossimo. Finiamo con questa pillola di ottimismo. Lei pensa che il prossimo anno, 2014, è d'accordo Luisiani? Sì o no? Sono pessimista, perché c'erano dei segnali di ripresa a metà anno che non si sono concretizzati. Cercando ottimista o pessimista? Pessimista. Io sono ottimista sempre. Guarda, questa parte di ottimista e di là sono pessimista. Allora, ci credo. A cena voi per conto vostro, oppure amalgamatevi, così vi scambiate le idee. Grazie a Susanna Ceccardi, Roberto Luisiani, Luca Spataro, Serena Donati, alla prossima. Ciao.